Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per poter giocare i multigol casa o ospite. Cosa sono i multigol casa o ospite? In pratica, in un multigol casa si deve pronosticare il numero totale dei gol realizzati dalla squadra di casa durante l'intera partita. Il numero di gol per la selezione delle proposte di giocata varia da 1 a 2 gol fino a 3 o 4 gol. Ma vediamo questa descrizione praticamente. Selezioniamo un campionato, per esempio il campionato di Serie A. Andiamo su casa, multigol casa. Dunque le proposte di giocata variano da 1-2 gol fino a 3-4. Dunque possiamo giocare 1 o 2 gol casa, da 1 a 3 gol casa, da 1 a 4 gol casa, 2 o 3 gol casa, da 2 a 4 gol casa e da 3-4 gol casa. Naturalmente in base alla proposta di giocata che andiamo a selezionare varia la quota. Più ampio è il margine di giocata, naturalmente più bassa sarà la quota. Dunque ci conviene più che altro scegliere una quota abbastanza interessante, altrimenti dovremmo mettere tante partite per poter raggiungere la quota desiderata. Adesso andremo ad analizzare le statistiche partita per partita in modo tale da poter scegliere le partite che faranno al caso nostro. Iniziamo con Lazio-Lecce. Abbiamo selezionato casa multigol casa, comunque prima di tutto andiamo a vedere nelle statistiche. Ok, queste sono le statistiche di questa partita. Abbiamo come storico, come precedenti fra i due club, abbiamo 14 vittorie per la Lazio e 4 vittorie per il Lecce. Il resto sono pareggi. Dunque la favorita storicamente è la Lazio. In classifica vediamo avanti la Lazio 21 punti e 10 punti il Lecce, ma la cosa più importante è vedere anche il rendimento che hanno avuto questi due club nelle ultime partite. Questo è il calcolo del rendimento delle squadre. Qui abbiamo il 58% per la Lazio e il 33% per il Lecce. Quello che vi posso suggerire è di tener conto delle partite dove il rendimento superi almeno il 50%. Dunque la Lazio rientra, anche perché noi dobbiamo trovare una squadra che debba segnare, almeno un gol deve farlo. Il rendimento, diciamo che per la Lazio c'è, lo storico rispecchia la forza della Lazio a confronto del Lecce negli anni precedenti. Dunque praticamente quello che vi suggerisco è di vedere questi tre fattori: lo storico, la classifica, se eventualmente è una partita di campionato, e il rendimento delle ultime partite. La Lazio rispecchia questi parametri, dunque per me questa partita va bene e posso andare a giocare 1-3 gol casa, che quota a 1,29. Analizziamo un'altra partita, ad esempio Cagliari-Fiorentina. Andiamo nelle statistiche. Nello storico abbiamo che la Fiorentina è nettamente più favorita rispetto al Cagliari, perché ha totalizzato più vittorie, mentre in classifica sta sotto, anche perché diciamo, il rendimento del Cagliari è nettamente superiore a quello della Lazio. Però diciamo che la classifica e il rendimento possono dipendere anche dalla difficoltà degli incontri che hanno avuto, e dunque di conseguenza secondo me il fattore più importante è lo storico. Se uno di questi fattori non viene rispettato, io suggerirei di saltare, di evitare la partita e andare avanti. Naturalmente se nel caso volete giocare per forza questa partita, volete rischiare, naturalmente la cosa più logica è quella di giocarsi il Cagliari, sia perché gioca in casa e sia perché ha un buon rendimento e anche i punti in classifica maggiore della Fiorentina. A parere mio, se uno di questi fattori non viene rispettato, io consiglierei di evitare la partita. Comunque andiamo avanti, andiamo ad analizzare altre partite.
Qui abbiamo Sampdoria-Atalanta, qui abbiamo sempre, andiamo sempre nelle statistiche e analizziamo questa partita. Qui abbiamo che la Sampdoria come storico sta avanti, come rendimento non supera il 50%, per questo neanche l'Atalanta, e l'Atalanta ha più punti rispetto alla Sampdoria. Eviterei anche questa partita. Vado avanti, andiamo su Parma-Roma. Allora, analizzando questa partita abbiamo che lo storico vede nettamente favorita la Roma, stessa cosa anche la classifica, la Roma ha più punti rispetto al Parma e il rendimento superiore al 50% ed è anche superiore a quello del Parma. Io su questa partita punterei sulla Roma mettendo 1-3 gol ospite. Dunque vado su ospite, multigol ospite. E seleziono 1-3 gol ospite che paga 1,24. Ultima partita, selezionerei la Juventus. Come storico, la Juve è favorita rispetto al Milan. Stessa cosa come classifica e stessa cosa come rendimento. Dunque, praticamente molto semplice da scegliere questa partita. Metterei multigol casa per la Juve. Casa, multigol casa. E seleziono la quota 1-3 gol casa che paga 1,23. Naturalmente dipende da noi che quota totale vogliamo andare a raggiungere. Io per esempio qua potrei farmi anche un raddoppio, me lo giocherei da 10 per prendere 20 euro, quindi mancano pochi centesimi per arrivare a 20 euro. Oppure giocare una schedina più lunga. Naturalmente questo metodo lo ripeterò per tutte le partite fino a quando non raggiungerò il numero sufficiente di partite per raggiungere la mia quota ideale. Spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace e condividerlo con i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!